Buonasera, sono Franco Marcomini e con questo breve video voglio prima di tutto organizzare i promotori, gli organizzatori di questa bella occasione seminariale dal titolo Quanto mai accattivante, la gioia. Ringrazio in particolare gli amici dell'Emilia Romagna, con alcuni dei quali ho condiviso in questi mesi tanti percorsi seminariali. Di scuola primaria, mesi difficili sicuramente perché ci hanno costretto a questi mezzi, ovviamente abbiamo avuto le difficoltà a incontrarci fisicamente, ma non per questo abbiamo sminuito la nostra profonda amicizia, che è nel legame autentico tra le persone. E credo che in questi mesi, nonostante appunto le difficoltà incontrate, abbiamo potuto assaporare il piacere della gioia nella difficoltà, la consapevolezza che il nostro punto di vista, che è quello ecologico, sociale, antropo-spirituale, rappresenta una visione, un modo di vedere la realtà, che è quanto mai utile, soprattutto in questa contingenza, anche legato all'epidemia che incontra ovviamente infinite difficoltà che ci costringe a vivere in un modo anomalo. Ebbene, l'ecologia sociale antropo-spirituale ci insegna prima di tutto a non distinguere tra gioia e dolore, a non separarli, a non farci in qualche maniera intimorire da ciò che accade. In fondo, anche la stessa esperienza del consumo di bevande alcoliche con i relativi problemi. Molto spesso ci ha insegnato che anche la persona più dissipativa, in fondo, portava un discorso tentennante, a volte confuso, ma intriso anche di un desiderio profondo di gioia. E allo stesso tempo, senza saperlo, la persona definita problematica rappresentava un discorso aperto rispetto a tante contraddizioni anche nelle relazioni familiari. E molto spesso l'incontro nel club ha svelato, ha dispiegato una possibilità intrinseca a una visione che non è proprio quella della cultura dominante, perché la cultura dominante, sapete, ci ha portato a categorizzare da una parte la gioia, da una parte il dolore, da una parte la sofferenza, dall'altra parte il piacere, con relativi rituali anche. No. L'ecologia sociale antropospirituale ci ha ammonito che non c'è distinzione, che noi siamo comunque soggetti alla fragilità, siamo e viviamo nella finitudine, siamo finitudine. Non possiamo sempre prendercela con i difetti degli altri se non sappiamo cogliere i nostri e avere pazienza con noi stessi prima di tutto, prima ancora che con gli altri. Avere misericordia con noi stessi e con gli altri. In questo modo potremmo veramente fare sì che questa occasione di riflessione sulla gioia sia una grande apertura a quel compito che ci eravamo dati all'inizio dei programmi degli alcolisti in trattamento, cioè quello di cambiare la cultura sociale, sanitaria e generale. Ebbene, quel monito antico oggi diventa quanto mai attuale, anche perché in pratica noi viviamo una sorta di esilio in questo momento esistenziale. Non possiamo dimenticare che anche l'esiliato ha il diritto di poter conservare il canto, la danza, appunto la gioia. Vivere il sorriso anche nei momenti della sofferenza. Questo ci ha insegnato l'esperienza dei club. Quante volte le ricadute sono state accolte, sicuramente con delusione e con dolore, ma allo stesso tempo il fatto di poterle condividere ha generato la possibilità di ritrovare senso all'esistenza e quindi ritrovare un sorriso che non è quello dell'ebbrezza alcolica. Non è qualcosa di estemporaneo, di decontestualizzato, disincarnato, ma è intrinsecamente presente alla difficoltà della vita. Io spero che questa occasione ci permetta
di diventare sempre più presenza significativa nelle nostre comunità, nei nostri contesti sociali, nella nostra capacità di influire in qualche modo, pur con i nostri poveri mezzi, rispetto a una cultura che oggi deve toccare un punto di crisi che pone infinite domande. Sono domande sostanzialmente di sobrietà e di amore per la vita, perché oggi stiamo scoprendo proprio questa vita, che è relazione tra di noi, che è relazione con l'ambiente, che è relazione con la natura, essendo noi stessi natura. E quindi siamo chiamati alla gioia della sobrietà e a una sobrietà che sa conciliare fragilità, dolore e gioia e piacere. E io spero che anche questa giornata ci aiuti in qualche maniera a moltiplicare le nostre presenze, non solo attraverso gli spazi virtuali, ma anche e soprattutto con l'incontro, per ora contenuto naturalmente nel rispetto delle regole, nel rispetto delle necessarie misure che bisogna prendere, ma allo stesso tempo non aspettiamo di uscire da questa situazione per fare esattamente quello che facevamo prima. Siamo chiamati a un punto di svolta e i club stessi, a mio parere, oggi devono accogliere questa domanda di svolta e rinnovare la propria presenza, appunto, nella gioia. Buona giornata di seminario e spero anche buone giornate di inizio di avvento che ci porteranno naturalmente poi alla bellezza del Natale, che è un ritrovare il senso autentico della vita.